Oggi assisteremo a uno scontro tra titani, due club storici del calcio nostrano che hanno saputo esportare il proprio brand nel mondo e che oggi sono tra i più riconoscibili. Sono poche le partite che fanno davvero venire l'acquolina in bocca non solo alle tifoserie coinvolte ma a tutti gli appassionati di calcio. Una di queste è senza dubbio il Derby d'Italia. Questa partita ha scritto pagine memorabili nel nostro calcio e ha sempre visto protagoniste le stelle più luminose di questo sport. L'atmosfera elettrica che circonda l'evento è contagiosa e diventa sempre più palpabile man mano che ci si avvicina all'ora X. Ma adesso i pronostici e le chiacchiere da bar con cui abbiamo ingannato l'attesa verranno messi da parte. I tifosi avranno gli occhi incollati sullo schermo e i 22 in campo potranno concentrarsi unicamente sulla partita che li aspetta. Basilea è famosa per la sua bellezza e il suo stadio non fa certo eccezione. Una breve panoramica dei tifosi sugli spalti, questa non sembra davvero un'amichevole. Sì, beh, non posso dire di essere estraneo alla sensazione, Fabio. Sono partite che dal punto di vista del risultato lasciano il tempo che trovano. Eppure, come atleta, hai sempre una molla che ti scatta dentro. Non vuoi perdere per non abituarti alla sensazione della sconfitta, ma soprattutto non vuoi che vincano i tuoi rivali di sempre. Via la gara. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Io credo che sarà decisivo un attaccante, Lukaku. Con il suo fisico eccezionale può fungere da terminale offensivo, però per la sua struttura fisica, Fabio, possiede anche una buona velocità e una tecnica assolutamente da non sottovalutare. Spesso attacca la zona fra il difensore centrale e il terzino per crearsi lo spazio per andare al tiro. Sì, sì, di sicuro la difesa avversaria lo teme. Tentativo verso la porta! Ha provato a tirare subito, ma non ha trovato la rete. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Dybala! Barella. La gioca lunga sulla fascia opposta. Çalhanoğlu. Serie di finte. Rabiot. L'avversario ha avuto la meglio. Lukaku intercetta il passaggio, pericolo. Lungo passaggio in avanti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. C'è la palla lunga, in avanti. I due giocatori fanno a sportellate. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Ecco Cuadrado. Barella. Arriva il cross di Cuadrado. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica. Calcio di punizione per la Juventus. Bonucci. Molina. Molina prova la fondo sulla destra. Scatta verso il pallone. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. De Vrij. Siamo ancora sullo 0-0. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Barella. Cuadrado. Decide di spedirla dall'altro lato. Gossens. Scatta verso il pallone. Chiude il triangolo. Soltanto rimessa laterale qui.
Questo errore potrebbe essergli fatale. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cerca di servire il compagno in avanti. Bastoni. Era ben posizionato e intercettato il pallone. Brozovic. Decidono di giocarla all'indietro. Decide di allargare il gioco. Danilo. Legge bene l'azione, blocca il pallone. Barella. La gioca sulla destra. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Scatta verso il pallone. Ci mette il fisico e conquista il pallone. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova l'incursione in avanti. Se ne va. Cerca il cross e va a colpire di testa. E c'è il gol della Juve. L'invito a segnare era irresistibile. Non se l'è fatto chiedere due volte e incornato. Gol della Juventus. Ha segnato al 35esimo minuto il numero 7. Spezza l'equilibrio dell'incontro. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Dybala e passa. Bonucci. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Rabiot. Lancia Luca. Parata di Szczęsny. Pallone lungo in verticale. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Bastoni ha capito tutto. Lancio lungo del portiere. Ci sarà un minuto di recupero. Ha fatto buona guardia. Prova a verticalizzare. La mette sulla sinistra. Gossens. Çalhanoğlu. Brozovic. Barella. Ottima. Ottiene un buon calcio di punizione. Cerca la profondità. Pericolo. Pogba. Primo tempo che si conclude dunque qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Si sono fatti infilare in contropiede, un gol di cui l'allenatore non può essere contento. Non dovranno farsi prendere dalla fretta adesso, se vogliono rientrare in gara. 1-0 al termine di questa prima frazione, vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Si riprende con il secondo tempo. Lukaku! E c'è il gol! Riescono quindi a pareggiare, tutto da decidere. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Gol per l'Inter. Ha segnato al 47esimo minuto il numero 17. Si ricomincia da una situazione di parità.
Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Bastoni. Çalhanoğlu. Pogba. Rabiot. Alexandro. Scatta verso il pallone. Attenzione, buona, in gioco. Smanaccia via il pallone. Alexandro. Bonucci. Alza la palla in profondità verso un compagno. Scatta verso il pallone. Cerca la giocata di fino. Barella. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estro. Va alla ricerca di un compagno davanti. Intervento folle in area di rigore. Hanno offerto la migliore delle opportunità di segnare ai propri avversari. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. La Juventus ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Qui ha deciso di rischiare, o forse è andato nel panico. L'avversario poteva tirare e lui ha pensato di fermarlo con le cattive. Decisione sacrosanta da parte dell'arbitro. Parata di Szczęsny. Non so perché, ma me l'aspettavo. Il portiere sembrava molto sicuro di sé, il giocatore invece era troppo nervoso. Rabiot. Apertura di gioco sul fronte opposto. Danilo. Vlahovic. E ora deve comprare il tiro. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Scodella in avanti. Rabiot con l'intercetto. Si libera la grande. Arriva il cross di Cuadrado. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Passaggio sulla destra. Arriva il cross di Cuadrado. Calcio di punizione per la Juventus. Alexandro. Avanza deciso. E passa. Trova il compagno in buona posizione. Barella. Brozovic. Bonucci. Una scivolata abbastanza dura. Conclusione. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Alexandro. Pogba. Pogba! Salva Andanovic. Ha sprecato, per la verità, una grande opportunità. Quando la partita è così equilibrata, errori come questo pesano sul morale. Devono rimanere concentrati. Calcio d'angolo battuto corto. Pogba. Pallone recuperato con autorità. Rabiot. Alexandro. E trova bene il compagno. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Gossens. Cambia gioco. C'è il cambio di lato sull'altra fascia. Barella. Ottima la pressione difensiva. Brozovic. Ultimo assedio in cerca del gol della vittoria. Ecco Cuadrado. Alla peggio nello scontro di forza.
Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Dybala. C'è la palla lunga, in avanti. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Ci sarà un minuto di recupero. Pogba. Cerca l'uomo là davanti. Vlahovic! Sì, entrata! Un gol che parla da solo! È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. A tu per tu con il portiere, ha dimostrato il suo senso del gol. Gol per la Juventus. Il numero 7. Può essere il gol e l'arbitro chiude qui la partita. Una battaglia dura, appena un gol di differenza tra le due squadre, ma alla fine credo che sia un risultato meritato. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Sono stati bravi, hanno fatto capire fin dall'inizio di volerla vincere questa gara. In partite come queste la tecnica conta fino ad un certo punto.